Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Eccoci in un nuovo video in collaborazione col sito www.pcprimipassi.it. Innanzitutto, come al solito, io voglio ringraziare il mio carissimo amico Raven che mi dà la possibilità di collaborare con il suo sito, sito a cui, come sapete, io devo moltissimo. Oggi di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di sostituzione dell'hard disk, ma non di una normale sostituzione dell'hard disk, bensì andiamo a cambiare l'hard disk di un portatile con un SSD per migliorarne le prestazioni senza dover formattare tutto e mantenendo tutti i nostri programmi. Quindi, sostituiti due hard disk, il computer funzionerà solo più velocemente e noi non dovremo fare null'altro. Adesso vedrete come si fa in pratica, quindi io non voglio tedervi oltre con i miei discorsi, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, condividere questo video con i vostri amici e soprattutto ad andare a visitare il sito www.pcprimipassi.it. Detto questo, buona visione a tutti! Bene, signori, prima di operare con la sostituzione dell'hard disk, quindi mettendo questo SSD all'interno del nostro computer, dobbiamo fare delle operazioni preliminari. La prima operazione comprende inserire l'SSD in un box come questo. Perché? Perché dobbiamo andare a clonare l'hard disk, quindi dobbiamo per forza attaccarlo al computer dove c'è l'HDD per riuscire a fare la clonazione. Quindi adesso io andrò a smontare il box, così voi vedete come si fa. Lo smonto, dentro c'è già un altro hard disk che io uso come backup, tolgo l'hard disk che c'è e metto l'SSD. Rimonto tutto e poi passiamo nel nostro computer per le operazioni che dobbiamo fare sull'hard disk. Bene signori, una volta che abbiamo collegato il nostro SSD USB nel computer, possiamo cominciare il lavoro che è quello più rognoso. Allora, quando noi colleghiamo un hard disk esterno all'interno del nostro computer, in teoria ci dovrebbe comparire qui. Ora, questo non succede se l'hard disk è nuovo. Quindi, se avete comprato un SSD nuovo, ovviamente non vi compare qui. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è farlo comparire, mentre se avete un hard disk recuperato, vi compare direttamente qui e poi andremo a vedere dopo che cosa fare. Allora, se avete l'hard disk nuovo, prima che di poterlo utilizzare, ovviamente dovete formattarlo. Come si fa? Si va su gestione disco. Quindi scrivete gestione disco, crea e formatta le partizioni del disco rigido, vi si aprirà la gestione del disco. Poi troverete il vostro hard disk proprio qui con la scritta non allocata. Cosa dovete fare? Semplicissimo. Tasto destro, nuovo volume semplice, avanti, avanti, avanti. Qua chiamiamolo SSD così capiamo qual è. Avanti, a fine. Verrà formattato e comparirà come per magia all'interno, eccolo qua la bella cartellina, all'interno del vostro computer, eccolo qui, SSD 223 giga disponibili. A questo punto, se invece vi è già comparso e non avete l'hard disk vuoto, vi conviene svuotarlo, quindi formattatelo. Una volta che l'avete formattato, siamo nella condizione di poter partire con la nostra clonazione. Però ora bisogna fare una specificazione. Quale? Se, come nel mio caso, il vostro SSD è più piccolo dell'hard disk che voi andrete a clonare, potreste avere dei problemi. Nel mio caso è così, ma io l'ho già risolto, però andiamo con ordine. Torniamo su gestione disco, che così ci capiamo meglio. Come vedete, io ho 223 giga disponibili, ma il mio hard disk è da 1 tera, 931,50 GB. Cosa
Come vedete, io ho qua un pezzo di hard disk da 727 giga che è vuoto, che io uso come storage, quindi come deposito, l'ho già svuotato, già backuppato. Ah, mi raccomando, fate il backup prima di fare questa operazione. Quindi se io vado a fare la somma tra le tre partizioni di Windows, è inferiore ai 223,11 GB. Questo vuol dire che io posso tranquillamente fare la mia clonazione di Windows con tutti i miei programmi, con tutti i miei dati, perché questo pezzo di hard disk non verrà toccato. Se voi per caso non avete una partizione del genere, ma avete un Windows C enorme, come fate a rimpicciolirlo? Molto semplice. Tasto destro, riduci volume. Con questa opzione voi andrete a ridurre, ci metterà un po' a elaborarlo, adesso io ve lo faccio vedere anche se nel mio caso non farò nulla, ci metterà un po' a elaborarlo, voi andate a ridurre al minimo le dimensioni della partizione di Windows e in questo modo potete andare a prendere solo, a clonare solo quelle e a buttare tutto il resto, o meglio, lo spazio che non vi serve. Non so se è chiaro. Vedete, io adesso non posso più ridurlo, perché l'ho già fatto nottetempo, però se voi ce l'avete di grande dimensione potete ridurlo, e dovete assicurarvi, prima di cominciare, che le tre partizioni di Windows non siano come dimensione superiore alla vostra, al vostro SSD. Una volta che avete verificato questo, possiamo partire con la clonazione. Io utilizzo Macrium Reflect, perché è comodo, perché è veloce, perché è potente, ma soprattutto perché è gratuito. Vi lascio il link in descrizione. Come potete vedere qui, lui ha già visto tutto, ma a noi ci importa poco. Andiamo subito a prendere l'opzione che ci interessa. Clone this disk. Andiamo qua. Eccoci qua. Ora, selezioniamo l'hard disk. Eccolo qua. Andiamo a deselezionare il nostro storage D. Una volta deselezionato, abbiamo lo spazio sufficiente. Clicchiamo su Copy Select Partition e andiamo su Next. Andiamo avanti, avanti, avanti. E poi possiamo far partire. Lui ci dà i suoi avvertimenti, verrà cancellato tutto, voi non, leggete sempre quello che state facendo, mi raccomando, questo è importante, però andate avanti e verrà creato il clone. Una volta che il clone è stato creato, allora dobbiamo andare a smontare il computer. Quindi adesso ci vediamo quando la clonazione è finita, andrò a smontare il computer. Io ho un IdeaPad 320 da 15 pollici, quindi se qualcuno ha il computer uguale al mio, lo vede come lo smonterò, se no dovete andarvi a vedere come smontare il vostro computer e come arrivare all'hard disk. Andiamo a sostituire l'hard disk, lo riavviamo e abbiamo il nostro sistema più bello che mai a posto.
Bene ragazzi, quindi, una volta rimontato, fate ripartire tutto. Se la clonazione è andata a buon fine, cosa? Se non vi ha dato errori, Macrimon Reflect, siete a posto. Il computer ripartirà molto più veloce perché adesso avete un bel SSD. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato utile. Ho tentato di darvi tutte le spiegazioni del caso. Se avete delle domande, fatemele sotto nei commenti. Quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici. E ci vediamo al prossimo video.